Conoscete il detto cadere dalla padella nelle braccia? Ecco, in giapponese si dice evitare la testa del serpente per camminare sulla coda della tigre. E stasera qui ce ne sono ben 4 di tigri, insieme a 2 leonesse e al loro addestratore Kid Power. Avete sentito quanto chiacchiera Kid Power con i suoi animali? Eh sì, le parole insieme alle coccole sono proprio la base del suo metodo di addestramento. I felini per lui sono animali molto intelligenti, capaci di capire termini come vieni, siediti, salta, stenditi, e quindi non ha proprio bisogno di usare maniere dure o aggressive. Le tigri sono i felini più grandi del pianeta. Ho letto che possono arrivare a consumare addirittura 18 kg di carne al giorno. Guardate questa, si chiama Shir Khan e pesa più di 300 kg. Un vero gigante a 4 zampe. Wow, ah sì, Shir Khan, no? Wow, Shir Khan, couché, et on bouge plus, allez, hop, attention, Shir Khan si muove con estrema lentezza, ma in realtà le tigri sono animali eccezionalmente agili. Possono salire sugli alberi, nuotare, lanciarsi nel vuoto e correre fino a 75 km orari. Shanghai, non ti neanche una figlia lì, hop! Shanghai! Shanghai! Bellissime! Super! Assi, tous les deux! Shanghai, yep! Allez, allez! Shanghai! Shanghai, no! Up! Out! Yeah! Oh, my God, my God! Hop là. Et voilà. Alors attention. Oh. Non, non, non. Allez, hop, c'est parti. Shanghai. Ah ben voilà. Et
Chi dice che ci vuole un bel applauso per sbloccare la situazione? Shanghai, Shanghai, mi fa le mie sia per Shanghai. Up. Shanghai, hai sempre il mondo. Eh bien voilà, grâce à vous bien sûr. Merci beaucoup. Et ils sont guéris. Shanghai. Eh sì, ci voleva proprio un bel applauso per sbloccare la situazione. Del resto, questi animali sono abituati fin da piccolissimi a lavorare con il pubblico, ma in maniera del tutto originale. Kid, infatti, nel suo circo di Parigi, mostra e spiega ogni giorno agli spettatori come si addestrano i felini. Ready? Ready?